Quindi partirete da una situazione identica. Lei è per il mondo degli umani e la signora? Sono Ilaria Dornetto, ho 39 anni, abito a Mister Bianco in provincia di Catania. Umana. Prego signora, si accomodi. Di contro il mondo dei mutanti ha prescelto, buonasera. Buonasera, Clizia De Rossi da Milano, mutante. Bene, prego, prego. Maestro Madre Natura, prego, prego, prego. È tutto arruffato, lei? No, vabbè. Che ha fatto fino adesso, eh? Buoni, voi due. Allora, attenzione, ci sono 12 domande a vostra disposizione, voi mi direte quale vorrete dalla 1 alla 12. Sono domande che riguardano il mondo del passato, il mondo del presente e il mondo del futuro. La casualità dipenderà dalla vostra scelta. Per ogni risposta corretta darete una tacca d'acqua al vostro avversario, per ogni risposta sbagliata vi darete una tacca d'acqua a voi stessi. Cominciamo con chi è in svantaggio, credo sia il mondo dei mutanti, per quanto di poco. Allora, signora, da 1 a 12, quale vuole? La 10. Numero 10. Presente! Se do del porciglione a Laurenti, a quale animale lo sto accostando? Insomma, cos'è il porciglione? Ma perché a Laurenti? Non per me. Per eleganza non lo dico alla signora. Cos'è il porciglione? Che tipo di animale è il porciglione? È un... Un aiutino? Un? No, un aiutino? No, che aiutino? L'aiutino, quello ormai il chirurgo ha fatto il lavoro suo. Porciglione. Dica a papà. Cos'è un porciglione? Guarda di là, guardi a me. Cos'è il porciglione? Che cos'è? Cosa può essere il porciglione? Un? Uccello? Fermi! Che ha detto? Un uccello? L'ha detto sul gong! Esatto, un uccello! Una tacca d'acqua per il mondo degli umani! Oh, sul gong ha detto uccello! Sì, sì. Che fa? Mi contesta? Sì. E mica può fa? Dica, signora, a lei. L'onere... È freddissima. Eh? Ah, ora è calda, vabbè. Sì, abbiamo il miscelatore dietro, dica. Allora, la numero 7. La numero 7. La domanda numero 7! Bene, sono ancora presenti a loro stessi. Qual è presente? Qual è l'isola più grande del mondo? Madagascar. Mi dispiace. La Groenlandia, signora. Un'altra tacca d'acqua per il mondo degli umani. Torniamo. Non faccia che gioisce delle sciagure altrui, lei. Ha capito? Mi dica, signora. Può incrementare il vantaggio... Come dimezzarlo? La 9? La 9? E noi andiamo alla 9. La domanda numero 9. Un finale goliardico di questa nostra puntata. Domanda numero 9. Quale nazione siamo nel futuro? Qua. Che? Proviamo. C'è il passato, c'è il presente, c'è il futuro. Che fa? Si nega il futuro. Oh. Quale nazione il prossimo 5 giugno ospiterà le celebrazioni per la giornata mondiale dell'ambiente. Italia? No, la Cina. Una tacca d'acqua per il mondo dei mutanti. Cioè, la Cina ospita l'ambiente. Signora, è stato dimezzato lo svantaggio, questo la dovrebbe mettere in condizione di pareggiare i conti laddove mi desse la risposta corretta. Dica? 9. La 9 l'abbiamo appena fatta, lei è furbissima, ma non posso rifargliela, sempre a Cina è la risposta, capisce? La 3. La 3. Passato. In un noto romanzo di Robert Stevenson, uno scienziato riuscì a mettere a punto una pozione per separare le due nature dell'animo umano, mutando se stesso da buono in malvagio. Di chi parliamo? Silenzio. Comincia con la N. Comincia con la N.
E ma che sono mica Jerry Scott io? No, di chi parliamo? Newton. Newton contro tutti. Famoso romanzo, no. Dottor Jekyll, Mr. Hyde. Ah. Un'altra tacca per il mondo degli umani. Lo sa che si mette bene, eh? Birbantella di una sisona. Dica. La 11. La 11, signora, sì. Presente. Quello gli va bene? Come viene... Questa è facile e fortunata. Come viene definito il giocatore che nell'ambito di un torneo ha segnato il maggior numero di reti? Come viene definito il giocatore? Capocannoniere? Capocannoniere, esatto, un'altra attacca! Ai, questa la sapeva! Signora, non mi può sbagliare! Coraggio, signora, sia concentrata! Se no mi affonda il mondo degli umani, ha capito? Cioè, prima affonda lei, però poi so. Affonda tutti. Dica. Sì. Allora, numero 13 l'abbiamo fatta. La 13 è difficile perché ne ho 12. Numero 1. La numero 1. Vabbè, poi sta la fortuna da lei, eh. Una volta di qua, una volta di là. Passato, se non sa questa, sono costretto a punirla severamente. Come si chiamano le antichissime costruzioni che furono erette in Egitto come monumenti sepolcrali? Piramidi. Le piramidi, sì, un'attacca per il mondo dei mutanti. Attenta, che guardi che ci vuole un non nulla per rimettere la situazione in assoluta parità. Capito? Mi raccomando, dica, quale vuole? La 8. La 8? Ehi, se vuole la 8, faccia la 8. Impossibile. Passato. Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane. Sono i primi versi della poesia La pioggia nel pineto. Mi sa dire chi è il suo autore? Gabriele D'Annunzio, sì, un'altra attacca! Io e lei siamo costretti a fare queste trasmissioni, ma in me in lei alberga il poeta. Taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre d'arze. Prego. Sotto il ponte di Baracca c'è il Pierin che fa la cacca, la fa dura. La misura 33. Una cosa un attimo un po' più elevata. Signora, lei qua si gioca tutto. Se mi risponde correttamente rimane in gioco, se no si affonda e muore lei con tutti gli umani. Ha capito? Ho capito. Fa Sansone coi filistei, capito? Sei. Cosa? Ah, sei in... Futuro. Non è facile, ma potrebbe saperla. Io le leggo negli occhi che la sa. Nel 2020 arriverà a Broadway un musical dedicato alla vita di un'icona del pop internazionale che con la sua musica e i memorabili passi di danza ha coinvolto il mondo intero. Di chi stiamo parlando? La puoi ripetere per favore? Dai, La puoi ripetere. Nel 2020 arriverà a Broadway un musical dedicato alla vita di un uomo del pop, di un'icona,
Ma perché vuol leggere lei che non sa leggere? Non faccia vedere! Di un'icona del pop internazionale che con la sua musica e inemorabili pezzi. Passi. Ma che ore so? Nel 2020 arriverà a Broadway un musical dedicato alla vita di un'icona del pop internazionale che con la sua musica e memorabili passi di danza ha coinvolto il mondo intero. Di quale grande artista stiamo parlando? Musica e danza, chi è? Musica e danza, un artista che purtroppo non c'è più, chi è? Chi è che non c'è più? Musica e danza, chi è? Sono tante che non ce ne sono pop più. Pop internazionale, chi è? Parla, donna! Chi è? Confessa! No! Chi può essere? Ma non è possibile! Michael Jackson! E allora? Ma no! Potete pensare quello che volete! Dire quello che pensate! Non pensate e dite lo stesso, fate come vi pare! In realtà! Questo ultimo appuntamento vede la razza umana lentamente chinarsi alla gloria del mondo dei mutanti! Ma che cattiverina mi combina, signora! Che ve devo fa? Saluto e ringrazio Claudia Ruggeri! Saluto e ringrazio Rodrigo Alves. Saluto e ringrazio. Sto emozionato davvero. È stato un piacere. Piacere mio. Ti amo Italia, ti adoro, anche grazie per l'invito. È stato un spettacolo bellissimo. Grazie a voi.